Oggi siamo nel Parco Nazionale del Cilento, a Sacco Vecchio. Il termine sacco pare che derivi dal latino saccus, oppure dal greco saccos, e significherebbe propriamente sacco, con una chiara allusione ad un luogo chiuso, senza uscita, come in realtà il territorio che costituisce il comune di Sacco. Sacco segna la linea di confine tra il Cilento e il Vallo di Diano, vicino al Monte Pruno, è considerata il balcone degli Alborni, che sorveglia i due principali passi d'accesso al Vallo di Diano, il Passo della Sentinella e la Sella del Corticato. Arrivando in questo luogo abbiamo ammirato piante, animali selvatici, alberi, fiori e volatili unici al mondo. Abbiamo seguito il percorso del fiume Sambaro, uno dei principali affluenti del fiume Calore. Arrivando da Rusciño, abbiamo visto sulle propaggini occidentali del Monte Motola i ruderi della vecchia torre quadrata e una chiesa. È il luogo che adesso stiamo visitando, Sacco Vecchio. Il castello di Sacco Vecchio fu edificato dai Greci nella parte più alta. Si tratta di un fortilizio quadrato con una superficie di 30 metri quadri circa. La costruzione è possente. Si conservano ancora le quattro pareti del piano terra con grossi squarci sui due lati. Si vedono ancora alcune volte del secondo piano appena visibili e al di sopra del piano di frequentazione sono presenti delle feritoie di osservazioni nelle varie direzioni. Intorno alla rocca appare la cinta muraria, di cui si conserva una parte sul lato est, e le mura sono alte, credo oltre 5 metri, si estendono per circa 20 metri su tutta la parte non difesa della natura. È un grande squarcio laddove era prima la porta, che nel tempo si è allargata. Tutto l'impianto che vedete è medievale, ma in superficie non mancano alcune evidenze preistoriche. Si trovano frammenti di impasto nero lucido con decorazioni plastiche ed incisioni, apparentemente a forme vascolari, tipiche della facessa appenninica italiana, riferibili al XIV-XII secolo a.C. I primi insediamenti umani nel territorio del comune di Sacco si fanno risalire ad un'epoca molto antica. Infatti, nei pressi delle sorgenti del fiume Sambaro è presente una grotta detta di Jacopo o Jacopo, dove sono stati rinvenuti dei reperti attribuiti a una comunità di pastori che si insediò nella zona nel corso dell'età del bronzo. A partire dal VI secolo d.C., in questa zona si insediarono i Longobardi e i monaci basiliani, che determinarono un importante sviluppo del sito di Sacco Vecchio. Infatti furono edificate una fortezza che vedete su in alto, una cinta muraria
nuove unità abitative e nonché questa chiesa, una chiesa ad aula unica che secondo la tradizione era intitolata a San Nicola, santo in cui il culto era molto diffuso tra i monaci basiliani. Il castello di Sacco Vecchio è un posto impervio, è una rupe dal difficile accesso, che si erge proprio a strapiombo sulla valle in cui sorge e scorre il fiume Sambro. In questo luogo, abbiamo detto, sono state rinvenute numerose basi in muratura a secco, che nel periodo precristiano, a partire dal 1000 a.C., dovevano costituire le fondamenta di un piccolo nucleo abitativo. Secondo alcuni storici locali, origini del sito debbono probabilmente recarsi nel trasferimento sulla rupe di alcuni abitanti autoctoni, che in seguito al passaggio di genti greche provenienti dalla costa ionica e tirrenica si spostarono lì alla ricerca di un luogo più sicuro e riparato, abbandonando gli originari insediamenti posti più a valle, nei pressi del fiume. Non possiamo non chiudere questo incontro, questa visita, con una leggenda, già documentata nel Settecento. La leggenda è riportata dall'abate Francesco Sacco, un autore del 1796 del Dizionario Storico Geografico del Regno di Napoli. Si dice che il castello fu costruito per volontà del duca Zottone di Benevento, per fronteggiare i bizantini che erano arroccati oltre la vicina cordigliera del Monte Cervati. E in seguito il duca Zottone, per una ragione non chiarita, un presunto adulterio, avrebbe fatto rinchiudere nel castello la propria moglie Saccia. E in seguito, dopo la distruzione di Castelvecchio, ovvero di Sacco Vecchio, nell'VIII secolo, gli abitanti che sopravvissero edificarono un nuovo borgo più giù a valle, che vollero chiamare Saccia, in memoria della nobildonna rinchiusa nella vecchia fortezza. La storia ha le sue verità, e così la leggenda. La verità della leggenda ha una natura diversa da quella storica. La verità della leggenda è l'invenzione che diviene realtà. Storia e leggenda sono accomunate da una stessa finalità: tratteggiare l'uomo eterno attraverso gli uomini caduchi.